Molte persone mi chiedono come faccio a dipingere le stoffe scure e soprattutto quali colori prediligo. Oggi vi farò dunque vedere come ho dipinto questa maglietta rossa e quali colori ho usato. Quindi, se volete imparare, seguitemi. Sigla! Buongiorno a voi e bentornati sul mio canale. Oggi vi farò dunque vedere come dipingo la stoffa rossa. Si tratta di una maglietta realizzata con un tessuto in cotone acrilico molto molto morbido. Questo sarà uno svantaggio nella pittura in quanto il tessuto tende a muoversi. Sto infilando un foglio di acetato molto grande all'interno della maglietta. Come sapete, io dipingo direttamente sul tessuto senza usare il telaio e vi sconsiglio di usarlo in questo caso perché, essendo la maglietta piuttosto morbida, rischiate di sfibrare il tessuto tendendolo. Tra parentesi, non si tenderà abbastanza proprio perché è morbido. Il foglio di acetato che ho inserito all'interno ha una grandezza sufficiente per la larghezza della maglietta e questo mi aiuterà a tenere un po' fermo il tessuto. Con uno spruzzino sto spruzzando appunto dell'acqua sopra questa maglietta. Non è perché ho voglia di fare un esperimento, ma perché voglio agevolarmi il lavoro. I colori che utilizzerò saranno quelli acrilici, quelli che usiamo quasi tutti e che si trovano nel tubetto. Questi colori sono molto spessi e pesanti da trascinare. E quindi un tessuto bagnato faciliterà lo scioglimento della tinta in modo da agevolare il movimento del pennello. I colori sono stati sistemati su una piccola lastra di vetro e sotto la lastra di vetro c'è un altro foglio di acetato che serve per proteggere la maglietta da eventuali macchie. Il lavoro sarà eseguito a mano libera, nel vero senso della parola, perché sto facendo il primo abbozzo del fiore direttamente con le dita. Sicuramente i nuovi arrivati troveranno strano questa tecnica, ma chi mi conosce già sa che mi piace dipingere anche con le dita. Fatelo anche voi e divertitevi. Saranno fiori con tanti petali, tipo peoni o rose o giù di lì. Perciò ho abbozzato un cuore interno piuttosto scuro, realizzato con il marrone terra d'ombra bruciata, un'ocra gialla e un rosso carminio. E poi tanto bianco. Sto lavorando su una stoffa molto scura, su cui è difficile far risaltare la pittura, perciò è necessario usare così tanto bianco. Ed è lo stesso motivo per cui ho scelto di utilizzare i colori acrilici. Molte persone che dipingono la stoffa, quando dipingono la stoffa scura, utilizzano i colori per la stoffa. I colori per la stoffa non sono coprenti, o se lo sono in minima parte, perché sono stati pensati e realizzati soprattutto per le stoffe bianche e chiare. Anche acquistando colori coprenti, comunque è necessario fare più e più strati di colore chiaro per riuscire a risaltare sul tessuto scuro. Spesso il procedimento che viene utilizzato è quello di riportare il disegno, poi di fare un grande strato che copra tutta la superficie del disegno di colore bianco, aspettare che si asciughi e ripassare per una seconda volta con il bianco e attendere una seconda asciugatura. Al terzo passaggio si dipinge il soggetto così come lo si aveva in mente. Questo fa sì che si sovrappongano tre strati di colore che difficilmente fondono tra loro perché sono asciutti. Se non si fanno sul colore asciutto, ma sullo strato precedentemente colorato di bianco ma ancora bagnato, il colore perde di forza ed efficacia e soprattutto si mischiano tra di loro rendendo appassite le tinte. Usando i colori acrilici questo non succede, perché le tinte possono essere miscelate sul tessuto, così come sto facendo io, e si possono schiarire e poi attendere l'asciugatura. I colori acrilici sono molto coprenti perché sono spessi.
È vero che spessiscono il tessuto, ma vi assicuro meno di quanto lo fanno i colori per la stoffa sovrapposti più e più volte. Qualcuno potrebbe obiettare che in questo modo c'è poca presa del colore sul tessuto e che al lavaggio i colori stingeranno. Se lavate il tessuto dipinto con l'acrilico a 40 gradi e con molta delicatezza, vi assicuro che i colori non stingono. D'altronde, la stessa resa avranno i tessuti dipinti con tanti strati di colore. Non potrete lavarli a più di 40 gradi sfregandoli. Non illudetevi, i colori sui tessuti reggono se li lavate con una temperatura non superiore ai 40 gradi, se non li strizzate e non li sfregate. I colori per la stoffa non sono indelebili. Le case che li producono garantiscono il lavaggio fino a 40 gradi. Ricordatevelo e ricordatelo ai vostri clienti per evitare anche di fare brutte figure. Se qualcuno di voi ha fatto esperimenti con colori che resistono a una temperatura maggiore, lo scriva nei commenti in modo tale che sia io che le altre persone che seguono il canale possano avvantaggiarsi di questa cosa. E poi è necessario anche rendersi conto che nessuno di noi laverebbe un capo realizzato a mano a una temperatura maggiore di 40 gradi. Una camicia con un pizzo, un tessuto in seta, un ricamo, lo lavereste in lavatrice a una temperatura di 60 o 90 gradi con tanto di strizzatura? A voi la risposta. Intanto che ho chiacchierato, ho dipinto quasi completamente la prima rosa. Non ho ancora spiegato nulla sul modo in cui la sto dipingendo. Avete visto che ho dipinto prima il cuore centrale realizzato con il marrone, il terra di siena naturale e il colore rosso messo al centro, e poi ho sfumato tutti questi colori usando il bianco tutto intorno, e che ad un certo punto ho smesso di lavorare con le dita ma ho usato il pennello. Questo lavoro, nonostante sia fatto a mano libera, vi assicuro che non è molto difficile per diversi motivi. Il primo, perché sfrutto il colore di fondo. Cosa significa questo? Significa che non devo impazzire per sfumare i colori sopra questa stoffa, ma sfrutto il fatto che il fondo sia di colore rosso. A volte, quando abbiamo delle situazioni difficili, ci preoccupiamo perché non sappiamo come risolvere a nostro favore quella situazione. La difficoltà sta nel fatto che noi vediamo il problema e non la soluzione. Noi dobbiamo lavorare in funzione della soluzione, ma se ci fissiamo sul problema, la soluzione non la troveremo mai. Osservando questo tessuto, ho immaginato la soluzione. La soluzione per me è far risaltare questo fiore sopra questo fondo. Andrò a mettere del rosso? No, perché di rosso ce n'è già tanto. Andrò a mettere colori chiari. Ed ecco perché sto usando tutto questo bianco e anche molto giallo, perché ho bisogno che ci sia il colore della luce. Se dipingessi la stoffa scura come fanno in molti, facendo prima lo strato completamente bianco, avrei trovato la soluzione? No, assolutamente, perché è vero che avrei usato molto bianco, come ho detto poco fa, ma è anche vero che lo avrei sfruttato a mio sfavore. Impazzirei prima a mettere lo strato di bianco e poi a rimettere di nuovo il rosso da sfumare di nuovo con il bianco. Scusate, ma questo procedimento mi sembra davvero, davvero lungo, ma soprattutto pazzesco. Perché il rosso c'è già, e lo ripeto di nuovo, il rosso c'è già, e allora lo sfrutto. Farò finta che sia un colore che si fonde con il bianco. Pensate sia impossibile? No, non lo è,
perché guardate quello che è accaduto in tutto il tempo che ho dipinto questa rosa. Il rosso si sta fondendo con il bianco. E certo il procedimento è diverso da tutti gli altri tipi di pittura. Ma è logico, questo è un supporto rosso. Questa è una maglietta, è un tessuto morbido. Ora forse capirete perché ho messo l'acqua prima di iniziare a dipingere. Dando l'acqua a questo tessuto, permetto al tessuto di penetrare nel bianco, come fosse un colore vivo, morbido, appena uscito da un tubetto, che si va a fondere con il bianco. È buffo, avrei dovuto dire che il bianco va a fondersi nel tessuto, ed invece ho detto il contrario. Forse ho detto il contrario, perché è veramente così. Nel procedimento che ho utilizzato, ho messo prima i colori scuri, il marrone, perché il marrone non è sulla maglietta, non c'è il marrone, quindi l'ho messo e l'ho sfumato con un po' di giallo e un po' di rosso, in modo tale da avere questo effetto molto scuro, che mi permetterà di rendere le zone più scure, quelle del cuore centrale e quelle del fondo dei petali. Poi con un pennello sto aggiungendo del bianco miscelato appena un po' con il rosa quinacridone e una punta di marrone giallo a seconda della posizione di questo petalo. La parte apicale di ogni petalo deve essere lavorata solo con il bianco. Man mano che vado verso l'interno aggiungerò un po' di colore più scuro, ma sfrutterò soprattutto la pennellata per farla fondere nel tessuto rosso. I petali non sono difficili da realizzare, li dovete pensare come onde che girano intorno alla pallina centrale della rosa fatta in colore più scuro, quella zona marrone. Osservate come il giallo di cadmio, miscelandosi adesso con il colore marrone, stia regalando a questa rosa un effetto sfumato molto bello. Ora, così come faccio quando dipingo su una stoffa chiara, riprendo un po' di rosso e fate caso, questo rosso è simile al fondo della maglietta e lo vado a rimettere sopra le parti basse dei petali in modo da sfumare all'interno del bianco. L'intensità e la forza di questo bianco dipende solo da noi, dal modo in cui lo lavoriamo e dalla quantità che ne mettiamo. Possiamo sfruttarlo a nostro piacere e a nostro gusto. Osservate, non lo sto lavorando come faccio di solito col pennello piatto grande, col pennello l'ho usato sino ad adesso. Ma in questo momento voglio realizzare questi petali con il pennello tondo piccolo. Strano, vero? Io non sono abituata a fare questo, o perlomeno non lo faccio di solito. Ma qui mi piaceva l'idea di poter rendere queste sfumature lineari che solo un pennello a punta tondo, tipo quello da acquerello, è in grado di dare. Le strisce non sono tanto sottili perché è un pennello numero 3. Se lo volete rendere con effetto più sottile e minuto, usate un pennello 0 o giù di lì. Per preservarvi da eventuali delusioni, sappiate che quando si lavora su un tessuto scuro, il colore che nel momento in cui abbiamo finito sembra molto brillante, nel momento in cui si sarà asciugato ci sembrerà meno brillante. E questo è naturale. Perché? Perché sarà penetrato ancora di più all'interno del rosso, in questo caso, quindi del tessuto rosso, spegnendo la tinta bianca. Se volete illuminare i bordi dei petali, vi consiglio di usare a fine lavoro, prima che tutto sia perfettamente asciutto, con il bianco mischiato ad un po' di giallo primario o giallo di cadmio o limone, a seconda di quanto vi piace caldo quel colore.
Un colore bianco mischiato con il giallo di cadmio ci darà un bianco intenso, luminoso, ma più caldo. Con il giallo limone, invece, ne uscirà uno un po' più freddo. E mentre dipingo la terza rosa, faccio una piccola riflessione personale. Mentre sto parlando per registrare, vedo dietro il computer un piccolo foglietto piegato. Lo prendo e ho voglia di rileggerlo perché so benissimo cos'è. È una di quelle cose che ti accadono ogni tanto nella vita e ti fanno immensamente piacere e riempiono il cuore. Questo biglietto mi è stato dato da una ragazza che ha fatto con me a scuola il tirocinio. Io ero la sua tutor. Ci tengo a precisare che a scuola sono un insegnante di sostegno, orgogliosa di essere un insegnante di sostegno. È finito l'anno scolastico e la mia tirocinante mi ha salutato con queste parole: un pensiero per te, che dove gli altri vedono i muri, vedi porte che si possono aprire, semplicemente inserendo la chiave giusta. Rilke dice che nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare. Quale migliore cosa potevo sentirmi dire? Ed in fondo è quello che ho cercato di spiegarvi con giri di parole in questo video. Smettiamola di vedere porte chiuse, smettiamola di vedere problemi. Osserviamo ciò che abbiamo dinanzi e sfruttiamo quello che abbiamo a nostro favore. Vediamo la soluzione, vediamo da che parte tira il vento. Cercare la soluzione non è far andare la barca nella direzione in cui vogliamo noi, e assecondare il vento e vedere cosa c'è all'orizzonte di buono per noi o per le persone che stiamo aiutando, come nel caso dei ragazzi che seguo io. I fondi rossi vanno sfruttati, vanno migliorati, bisogna tirar fuori da loro la loro anima, come dissi una volta in un altro video in cui dissi appunto che anche le stoffe hanno un'anima e anche i colori delle stoffe hanno un'anima. Non possiamo pretendere di fare quello che facciamo su una stoffa bianca. E allora, in quel caso, perché non prendiamo direttamente un tessuto bianco? Se vogliamo dipingere il rosso, dobbiamo entrare nel rosso e non trasformarlo, ma entrare nel rosso. Ognuno di noi può tirare fuori la bellezza dalle cose o dalle persone solo nel rispetto di ciò che loro hanno dentro, non in base ai parametri che abbiamo noi di bellezza. Quando i risultati non ci sono è perché noi dall'altra parte non abbiamo capito come cercare, come trovare la bellezza. Siamo ancora inesperti e non è una colpa. Col lavoro si impara e soprattutto si impara col tempo e si può migliorare sempre di più. Non è colpa delle cose o degli altri se noi non troviamo questa bellezza, ricordiamocelo. Vi faccio vedere velocemente come ho realizzato tutte le altre rose e poi vi farò vedere come realizzo le foglie. Eccomi qua a realizzare le foglie. In questo caso non ho fondi da sfruttare, cioè non posso sfruttare il rosso di fondo per realizzare le foglie, perché qui il rosso è in contrasto con il verde. Magnifico, un colore in contrasto,
Ciò significa che è un colore complementare. Il rosso è un colore complementare del verde, cioè sulla ruota dei colori è nella zona diametralmente opposta. E tutti i colori complementari si attraggono e si respingono come gli amanti. Essendo quindi complementari, sfrutterò questa loro caratteristica. Se però sfrutto questa caratteristica prendendo il verde così com'è e posandolo direttamente su questo rosso, otterrò un marrone. Perché vi ho già spiegato che il rosso di questa maglietta funziona come un colore vivo, è un supporto assorbente e come una tinta pastosa. Si fonderà insieme al verde e verde più rosso diventano marrone scuro. Quindi dovrò far sì che questo verde sia prima miscelato nel bianco e poi passato sopra questo rosso. Il bianco fungerà da filtro e inoltre illuminerà il verde. Sì, lo so, ho sempre detto che quando metto il bianco insieme agli altri colori appassisco le tinte. E qui, allora, qui il concetto è diverso. Perché il bianco mischiato agli altri colori appassisce le tinte quando le poso sul bianco. Quando invece le poso su tinte colorate, il bianco esalta gli altri colori. E guardate infatti cosa sta succedendo. Questo verde diventa brillante, luminoso, nonostante venga assorbito dal rosso di fondo. Naturalmente non riuscivo ad usare solo il verde. E lo sapete, quando faccio le foglie mi viene sempre voglia di mettere giù altri colori e quindi ogni tanto il giallo e il color ocra stanno prendendo il sopravvento sopra le altre foglie. Questo perché mi piace dare questo tocco dorato che viene regalato dal giallo e dall'ocra. Naturalmente anche loro miscelati con il bianco. Mi raccomando, neanche i gialli vanno posati direttamente sul tessuto rosso, ma sempre mischiati con il bianco. Posando il giallo da solo, otterremo comunque una tinta marrone, tutt'al più un po' più arancione, ma relativamente poca, perché il giallo alla fine sul rosso fa il colore di una macchia d'olio. E per macchia d'olio non intendo il colore a olio, ma proprio l'olio, quello della frittura. Queste foglie non le ho definite proprio perfettamente con il colore perché mi piacciono così, affondate nel rosso. Per rifinirle utilizzerò le paste dorate che avete visto utilizzare nella lavorazione del vetro. E sì, proprio quella pasta che si stende esattamente come fosse un dentifricio. Con essa vado a disegnare i contorni degli steli, i contorni delle foglie, dei riccioli e le nervature delle foglie. Dal video non si vede molto, ma vi assicuro che l'effetto è incantevole, perché questa pasta dorata risalterà sul tessuto, anche perché non solo riflette la luce, ma anche un certo spessore. E tranquilli, la si può lavare. Vi assicuro. Adesso che vedete il lavoro finito, spero vi rendiate anche conto dell'effetto che la scelta di utilizzare insieme al verde e al bianco per realizzare il colore delle foglie, cioè quella di mettere l'ocra e il giallo, faccia pandan con la pasta dorata. Bene, il mio lavoro finisce qua. Capisco che le spiegazioni date oggi sono state davvero lunghe e anche faticose da ascoltare, ma spero che vi facciano venire la voglia di dipingere anche le stoffe colorate. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento a lunedì prossimo e mi raccomando, mettetemi like.